È chiaro che il 5 marzo avremo indubbiamente una maggioranza di... Foschi, con quali prerogative, quali sono i capisaldi di questa campagna elettorale che si presenta sicuramente particolarmente impegnativa? Particolarmente impegnativa, ma assolutamente possibile. Io credo che questo territorio meriti innanzitutto la considerazione che spetta e che invece da tantissimi anni non ha. Credo che meriti un rappresentante in Parlamento che possa essere espressione del governo, perché l'unico schieramento che ha la possibilità di eleggere la maggioranza dei parlamentari e quindi di sostenersi è il centrodestra, e anche questo territorio può avere il suo rappresentante di centrodestra, quindi una battaglia assolutamente possibile in un territorio che ben conosco, per la quale mi sono sempre impegnata sia come consigliere provinciale e regionale, è un territorio in cui vivo. E quindi assolutamente grandi aspettative, ma anche grandi possibilità. La sanità sembra essere una prerogativa importante della sua campagna elettorale, per quale motivo? Beh, perché anche se la sanità è di competenza strettamente regionale, però io sono convinta che risponda a un disegno preciso, che è il disegno di chi governa questa regione, di chi ha governato anche l'Italia, ovvero quello di depotenziare fortemente la sanità pubblica per dare spazio al privato. Altri punti chiavi che toccherà nella sua campagna elettorale? Ma io dico economia e lavoro. La sicurezza è per noi le infrastrutture, economia e lavoro, perché è la prima esigenza del nostro territorio e del nostro paese. Se non c'è lavoro non c'è sviluppo, la sicurezza perché è un tema determinante, senza sicurezza non c'è libertà, sicurezza in casa propria, sicurezza nelle proprie città e in questo luogo soprattutto le infrastrutture. Noi scontiamo il fatto di essere sempre penalizzati rispetto a chi ci sta a nord e rispetto a chi ci sta a sud, a Pesaro ancora. Abbiamo una necessità di infrastrutture impellente. Il problema aprendo il trafore e poi imbottigliando il traffico dentro.